Mariupol verso la resa, Svezia e Finlandia verso la NATO, la Russia avverte, rafforzeremo i confini nel nord-ovest e minaccia di schierare armi nucleari. Il gruppo Grimaldi deposita in tribunale una richiesta di risarcimento per 147,2 milioni a Moby. La notizia, riportata da Milano Finanza, riguarda i danni subiti per la posizione dominante di Moby accertata dal Consiglio di Stato per i traffici con la Sardegna. I fondi del PNRR non sono sufficienti per completare la transizione. Lo ha affermato il ministro Enrico Giovannini, che ha aggiunto: il vero cambiamento dovrà venire dal privato. Benetton e Blackstone lanciano l'OPA totalitaria su Atlantia a 23 euro il valore per azione. Sul piatto 12,7 miliardi. Stasera Alex Channel Talk, il lusinghiero bilancio di Letto Expo, tra i temi trattati. Al centro del confronto tra quattro aziende associate ad Alice, anche i riflessi sui traffici del caro carburante.